Per parlare di questo album e della data in arrivo qui a Roma in supporto ai Crash of Rhinos al Traffic venerdì prossimo con Capra, ci piace chiamarlo così, ci senti? Mi sento benissimo, grazie. Ok, fantastico. Chiamatemi pure così, piace anche a me. Sì, piace anche a me. Ho visto tra l'altro che nelle interviste ti fai sempre chiamare così, quindi io non ci provo neanche a chiamarti Gabriele. No, va benissimo, okay. È un nome che mi porto dietro dalla terza elementare, ci sono molto affezionato. Tra l'altro siete tutti con pseudonimi voi della band, quindi non se ne esce, tutti con soprannomi. Non se ne esce? No. È un vezzo che dalle nostre parti, forse era la nostra scuola, perché alla fine veniamo tutti dalla stessa scuola superiore. Andava molto così. E infatti guarda, io comincio subito ad andare così ti lascio parlare, visto che in realtà qui i Gazebo Penguins a Roma c'è uno zoccolo duro che segue poi tutta quella che tra virgolette possiamo chiamare scena, a cui non do un'etichetta ma legata a appunto Find Before You Came, La Quiete e quant'altro, c'è uno zoccolo duro, però ti vorrei fare un po' magari introdurre la band come è duopo, sulla formazione, quando nasce, siete insomma comunque già tra virgolette già al secondo album, quanti anni avete, che cosa avete fatto, insomma raccontaci qualcosa di voi. Guarda, noi facevamo lo stesso liceo, ma correggio, il liceo Rinaldo Corso, al momento non so però chi fosse Rinaldo Corso sinceramente, eravamo nelle due sezioni diverse, io ero nella B e Sollo e Peter erano nella A. Con Sollo facevamo della musica idiota al computer nei pomeriggi e dopo sempre con Sollo e altri ragazzi abbiamo fatto un primo gruppo dove Peter non c'entrava niente, perché Peter ha sempre suonato nelle cover band pseudometallare, diciamo. Dopo avevamo fatto, fatto Spettri sì, no, beh, lui. Ma no, lui mi lascia proprio in sala, in salotto, altro che armadio, mi mette bene in mostra. E dopo ci siamo incontrati con Peter, abbiamo iniziato questo progetto Gazebo Penguins, più per scherzo e per passare qualche serata in sala prove, visto che avevamo e abbiamo una sala prove in cui stiamo molto bene, una vecchia stalla, abbiamo sistemato. C'era il salotto, c'era quant'altro, insomma, sono nei dettagli. E dopo da lì abbiamo iniziato e oramai direi che sono passati 7 anni abbondanti, diciamo dal primo concerto che abbiamo fatto ovviamente a Correggio. Ovviamente. Da lì appunto insomma è uscito un primo EP che registriamo in un paio di giorni così per avere un ricordo della nostra idiozia da ventenni. Ma l'idiozia non si è fermata, siamo andati avanti, abbiamo fatto il primo disco e adesso quest'altro e mi fa piacere sapere che a Roma ci sia uno zoccolo duro, perché insomma non ci siamo mai venuti e veramente questa data ci vorremmo che ci regalasse tanto. Ma è probabile, ecco. Perché comunque a parte Crash of Rhinos molto amati, però anche voi altrettanto, magari pochino meno, non so in realtà, perché poi delle volte le band italiane funzionano di più di quelle straniere. Senti, ti dicevo prima all'inizio, io anticipo, prima di entrare più nel dettaglio, l'ironia, dando uno sguardo alle vostre interviste, al vostro sito, tra l'altro molto, molto bello e curato, ne parleremo dopo, l'ironia è un po' un aspetto fondamentale della band, sbaglio? Ma guarda, se l'ironia cioè vuol dire fare un po' gli ignoranti e non pensare che quello che stai facendo sia diciamo la cosa più importante per tutto il resto del mondo, allora sì, insomma l'ironia. No, mi sembra un po' di sarcasmo, anche un po' di disincanto, sarcasmo, insomma ci giriamo da quelle parti, ho avuto questa sensazione, è un complimento ovviamente, cioè è una cosa. Beh, no, allora lo apprezziamo e penso che se fai, insomma, se ti diverti molto a fare le tue canzoni, a girare, suonare, registrare, compagnia bella, e non pensi che quello che stai facendo sia comunque una cosa che cambi la vita delle persone con cui vivi, o che possa portare un nuovo governo, o che possa smetterla con i concimi chimici, allora insomma, diciamo che allora sì, non prendersi troppo sul serio forse è la cosa che te la fa godere di più. Certo. Senti un po', allora, dimmi un po' il titolo di questo nome, Legna, di questo titolo, scusami, uscito a maggio, perché questo titolo? Allora, Legna, noi cioè, diciamo che mentre stavamo ascoltando un po' le registrazioni, era inverno, no? Era gennaio quando registravamo, io altalenavo un po' tra il posto dove sto, che è vicino al zoo, che è in montagna,
e lo studio che ha Correggio, lo studio dove insomma, che ha fondato poi Sol con altri amici. E sentendo le registrazioni e vedendo che veramente ci stavano regalando soddisfazioni a palate, una gran botta, cercavamo una parola che potesse riassumere un po' quello che, insomma, qual era il concentrato del nostro disco. E dire la verità non è che abbiamo scremato tanto, perché tra le prime è uscita proprio questa legna, che era tra l'altro, voglio dire, il mio pane quotidiano, perché comunque io a casa mia mi riscaldo a legna e fai uno più uno e alla fine è diventato il titolo del disco. Ho capito. Senti, invece c'è un'altra questione. Voi, come ad esempio anche fai in Before UK, ma cui in un certo senso siete legati, siete passati dall'inglese all'italiano. Non ti chiedo perché, anche perché sul vostro sito rispondete subito, leggo: il nostro inglese era ed è imbarazzante, il nostro italiano è forbito e pertinente. Prima di entrare in studio avevamo questi 8 pezzi, 4 canticchiati in inglese e 4 canticchiati in italiano. C'era, mi viene da ridere, scusa, c'era da scegliere tra 50 e 50, abbiamo scelto 50. È un'altra serie di motivazioni ironiche che diciamo bypassano un po' questo luogo comune, questo chiedere sempre perché e per cosa alle scelte dei gruppi, che delle volte magari sono anche naturali, sono semplicemente la cosa che ti viene di più. La mia domanda è: com'è stato? Bravissima. È stato molto divertente all'inizio, perché quando provavamo o in sala prove o in studio a cantare i pezzi in italiano eravamo veramente imbarazzati, sembrava che stessimo, come dire, ci stessimo spogliando davanti ai nostri compagni e non era un bel vedere, ecco. E quindi c'era questa cosa qui che è molto curiosa, cioè non ti imbarazzi a cantare una lingua che non conosci e che... di cui magari non hai mai letto nulla, e invece ti trovi un po' ad arrossire quando devi cantare in italiano, provare a scrivere un testo o semplicemente proporlo, insomma, ai tuoi amici che conosci da quasi 15 anni, ecco. E quindi all'inizio questa cosa qui dell'essere in imbarazzo era molto divertente, perlomeno lo è adesso a posteriori, allora era semplicemente imbarazzante. Però diciamo che la difficoltà appunto di superare questo imbarazzo e anche di riuscire a scrivere qualcosa che, come dire, dopo 2 settimane non risultasse devastante da un punto di vista o del contenuto o della forma, insomma, che non ci facesse doppiamente imbarazzare anche a un mese di distanza, era una bella sfida e quello, diciamo, è stata la cosa forse più divertente di fare un pezzo in italiano. La cosa invece che poi è risultata essere la più in assoluto, quella che ci gasa di più, è il fatto che comunque cantando in italiano anche le persone che vengono a vedere, certo, i concerti o così dopo ce lo cantano in faccia in italiano, e questo, insomma, non ce l'aspettavamo e è molto bello. Insomma, se qualcuno suona e non ha mai provato sta cosa, gli posso garantire che lo consigli. Senti, siccome sono 9 minuti che parliamo, facciamo un piccolo break con un ripassino, un pezzo vostro, e poi ritorniamo per fare ancora 2 chiacchiere, ok? Caffè, via.